Ciao, sono Pietro e ho 37 anni e vengo da Somma Lombardo, un paese vicino Malpensa. Lì è dove sono nato, dove vivo, dove ho comprato casa 10 anni fa e da allora che vivo un po' da solo. Lavoro in aeroporto e mi occupo di qualità del servizio aeroportuale per un'azienda privata, però la mia vera passione è un po' quello che faccio da quando ho scelto di fare quello che da sempre mi è stato negato, cioè ho scelto di itinerare, di camminare per il mondo alla scoperta di nuove strade che altri possano percorrere. Diciamo che il mio percorso cambia, il mio percorso di vita in realtà è cambiato molte volte nella vita perché io nasco in sedia a rotelle, nel senso ho avuto una lesione midollare al parto. Quando sono nato mi hanno tirato per le gambe, era un parto podalico, e mi hanno lesionato la spina dorsale. Questa cosa chiaramente non ha avuto delle conseguenze, quindi la mia famiglia non ha avuto né risarcimenti né nulla. Quello che non sapevo è appunto quanto le salite della vita sarebbero state lunghe, però fin dal primo cammino che ho fatto così nel 2012 verso Santiago de Compostela, ho imparato che le salite prima o poi finiscono, insomma, non si può salire per sempre. E questa cosa, insomma, negli anni, nell'adolescenza, l'ho portata avanti. Non ho vissuto una grande adolescenza, perché comunque l'inserimento sociale, cioè dobbiamo pensare un po' a quello che era la disabilità negli anni Ottanta, e spesso non si sapeva cosa fosse la disabilità, non lo sapevano gli insegnanti a scuola, ai bambini non veniva insegnato dai loro genitori. Alle volte, ridendo scherzando, dico sono sentimentalmente immaturo perché non ho avuto un cammino sentimentale come tutti gli altri. Magari i primi ragazzi si baciavano o avevano rapporti nell'adolescenza, intorno ai 18 anni, eccetera. La mia vita è stata tutta posticipata dopo. E questa cosa comunque mi ha fatto fare un percorso diverso. Nessuno parla di migliore o peggiore, un percorso diverso generalmente. Parlando appunto della mia adolescenza, la mia famiglia mi ha sempre improntato appunto a non arrendermi, a lottare per guadagnarmi qualsiasi cosa. E mio padre, per aiutarmi per esempio nell'inserimento, nell'inclusione sociale, mi aveva comprato anche una motoretta a motore con cui mi fanno molto ridere quando penso al racconto che facevano i miei amici vedendomi usare questa motoretta. Dicevano: Piero, tu con quella motoretta erano le tue gambe, tu giocavi a pallone. Io manco me lo ricordavo che giocavo a pallone come se fosse presente il bastone da hockey, la ruota davanti la usavo. E quindi insomma facevo veramente tante cose, eccetera. Alle volte mi sono anche fatto male con quella motoretta. Io non sono un figlio unico, ho una sorella che è più piccola, di circa 5 anni, e che vive lontano da me, vive in Emilia-Romagna. Con lei veramente ho condiviso anche i momenti più difficili. Non si dormiva assieme, nel senso nella stessa cameretta, come spesso accade per tanti fratelli. E tutti i momenti un po' difficili della mia vita è lei che li assorbiva. Era una persona. Lo ammetto, ero una persona difficile prima. Io non ho mai accettato la mia disabilità. Mi sono sempre sentito come una biglia in un flipper alla ricerca di una strada che non trovavo. Quindi ero una persona anche con degli scatti di ira alle volte. E questa cosa in realtà mi ha sempre fatto soffrire perché era come dire, un palesare una situazione di. Non stavo bene, non stavo bene con me stesso, non potevo stare bene con gli altri. Un giorno in un ricovero, ne ho subiti tanti nella mia vita perché chi sta in carrozzina spesso e volentieri ha problemi di piaghe, star troppo seduto. Questo vale per me, ma vale un autotrasportatore, vale per i tassisti, insomma, per le persone che comunque hanno una postura sedentaria prolungata. Mi regalano un libro che mi parla un pochettino del Cammino di Santiago, un libro di Paolo Coelho che in realtà poi leggendolo scopri che parla di tutto fuorché del Cammino di Santiago, cioè il titolo del Cammino di Santiago, ma parla di tutt'altro. E quando lo finisco, io non ero un gran lettore, dico: ma magari un giorno farò quel cammino, magari riuscirò a sconfiggere un po' questo demone che aleggia nella mia vita. E
e mi permetterà di vivere più serenamente. Io lo dico sempre, io non cercavo di essere il migliore nella mia vita, io cercavo un Pietro migliore, io volevo essere migliore di ciò che ero prima, basta. Non sono partito per gloria, sono partito per redenzione verso me stesso. Nel lontano 2012 succede una cosa incredibile, cioè io decido di partire per il cammino di Santiago, lo faccio in M-bike con una bicicletta che è una bicicletta trazionata a forza di braccia e io l'unico vero ricordo, io avevo questo blog che aveva spopolato perché aveva fatto qualcosa tipo oltre 30.000 accessi in 15 giorni, era seguito in maniera incredibile senza che io lo sapessi, perché io ci scrivevo la sera quando arrivano le 8, le 10, cioè ero stanchissimo, pedalavo veramente 8-10 ore al giorno. E in questo blog scrivo appunto un giorno durante una salita incredibile, ero alla ricerca di qualcosa ma non sapevo cosa, e prima che potessi trovarla lei trovò me. E lì è stato il cambio. C'è qualcuno che ridendo dice sei stato, hai avuto una conversione, no? Io ero anche lontano dalla religione, lungo il cammino mi sono riavvicinato, ho avuto delle esperienze di incontro incredibili, cioè il cammino, che sia Santiago, che sia Roma, che sia qualsiasi altra meta, è un'esperienza di incontro. Cioè non è importante dove vai, è importante quello che vivi lungo la strada. L'handbike arriva nella mia vita in un momento un po' particolare, perché io non sono mai stato uno sportivo, anzi ci tengo spesso a sottolinearlo che i campioni sono ben altri, però avevo un amico che aveva una squadra di handbikers a Somma Lombardo, nel mio paese. In realtà l'handbike mi permetteva un po' di coltivare una passione che si chiama libertà, che avevo già abbracciato qualche anno prima quando avevo abbracciato l'idea della vela. Io ero un velista, andavo col 2.4 e non c'era nulla che mi dava più pienezza che far gonfiare la randa, il fiocco e veleggiare. Ora non veleggio più perché mi costava troppo, però i sogni non sono fatti per rimanere in un cassetto, quindi conto presto di poter ridistendere le mie vele e riprendere il largo, insomma. L'esperienza del cammino, io dico sempre, è un cammino fatto di persone, non di luoghi, perché sono proprio le persone che scadenzano le tue emozioni, scadenzano i tuoi passi. Alle volte decidi di fare una tappa che devi arrivare in un posto e poi succede che in quel posto non ci arrivi. Cambia tutto, cambia tutto, cambia qualsiasi cosa ti accade lungo quell'itinerario lì. E cambia anche tu. La mia vita cambia sostanzialmente appunto quando decido di affrontare il cammino di Santiago, ma in realtà ricambia di nuovo quando lo percorro la seconda volta e ricambia ancora quando mi chiedono di scrivere la prima guida al mondo sul cammino francese che fosse veramente per tutti. Era un mio sogno poter aprire nuove strade. E quando insomma ho fondato poi Free Wheels, che è l'associazione che si occupa di avvicinare chiunque all'esperienza del cammino, ovunque sia la meta, ho veramente dato proprio un senso alla mia vita. Oggi alle spalle ho 4 cammini di Santiago, 2 in bicicletta, 2 a piedi. Ho una via francigena che mi ha dato tantissimo, una via francigena che ho appena concluso, che ripeto, veramente ha scavato dentro di me in maniera profonda, con delle difficoltà allucinanti. Ogni giorno mi regalava qualcosa di veramente unico. Mettiamo un secondo da parte le accoglienze che per me sono state strepitose. Ovunque ci hanno visto arrivare, veramente facevano la gara per ospitarci. Ma poi a Roma l'incontro con il ministro Franceschini, che mi dice bravo, continua così, stai facendo qualcosa di importante, mi piace quello che fai, mi ha aperto il cuore, vuol dire che forse sono sulla strada giusta, forse sto facendo qualcosa che non rimarrà solo a me, ma che rimarrà anche a qualcun altro.
Io, il mio sogno è vedere 1.000, 10.000, 100.000 Pietro sui sentieri. Dico sempre, vivo un sentiero alla volta, perché è lì che trovo la mia anima, è lì che trovo forse quello che stavo cercando, l'incontro col Papa. Mi ero preparato 2.500 parole, non sono riuscito nemmeno a abbracciarlo. E dentro di me, un po' scherzando, dico, lui era troppo alto, io troppo basso e non ci siamo trovati. Sono felice, però quando cammino lo sono di più. Quando mi hanno proposto di fare l'isola, è un'esperienza che non pensavo minimamente potesse abbracciarmi, non era tra nei miei panorami, non era tra i miei orizzonti, però ho pensato che, come sempre, ogni crocevia che il mio cammino mi ha posto davanti valeva la pena di essere attraversato, quindi ho detto, ma sì, facciamola, vediamo cosa succede. Non ho mai visto questo programma, non sapevo niente, però ho accettato perché sono un camminatore solitario, sono un'isola, per questo che l'isola sono io.